I problemi a livello centrale ci sono stati chiari. Intanto sono anni che noi non abbiamo un vero e proprio Ministero dei Trasporti, ovvero lo abbiamo formalmente, ma non abbiamo avuto una politica dei trasporti. Abbiamo avuto solo tagli. Per difenderci dai tagli abbiamo fatto una riforma. La Regione Toscana è la prima regione in Italia che fa una riforma organica del trasporto pubblico. Con questa mossa noi contrastiamo la perdita di lavoro, pensiamo agli investimenti, riformuliamo la rete. Abbiamo avuto fondamentalmente tre problemi che dal mese di novembre, quando abbiamo fatto la manifestazione di interesse e sono venute 7 imprese da tutto il mondo per partecipare alla gara, che ci hanno rallentato. Uno, che il governo non ci ha detto quanti soldi ci dà. Due, che sono state stabilite nuove regole e Monte ha firmato un decreto la settimana scorsa. Tre, che le manovre finanziarie hanno strangolato le province, mancano le risorse per partecipare. Abbiamo però avuto anche 3 soluzioni a questi problemi e abbiamo quindi deciso di accelerare sulla base di queste 3 soluzioni. Modifiche di bilancio, risposta a quelle che erano le richieste del governo, e abbiamo anche trovato le risorse per sostituire quelle che mancavano e attuare gli accordi presi in questi anni. Per questo è stata la complicazione della gara, con 287 comuni, tutti quelli della Toscana, e 10 province. Una ricetta nuova, non c'erano soluzioni nel cassetto, abbiamo dovuto trovare appunto la gara come soluzione. L'accordo con i sindacati è un accordo importante perché firmiamo con tutte le organizzazioni maggiormente rappresentative che sono d'accordo con la Regione per fare appunto una gara unica, accelerare i tempi, recuperare quelli che il governo ci ha fatto perdere.